Buongiorno, indovinate chi si è svegliato presto e durante la settimana che deve andare a scuola non si vuole svegliare? Buongiorno Popolino! Eh sì, è proprio Popolino! Ciao! 2 marzo. Oggi la piccola compie un mese. È ancora di là che dorme. Si sta per svegliare, che la sento, però ancora dorme. Quindi la lascio dire per far sì che dorma un pochettino di più. Perché se la porto qui con noi, tanto è nel passeggino quando dormire nella navicella, si sveglia. Almeno riposa un pochettino di più perché la bimbetta non è che dorme tanto, soprattutto durante il giorno è praticamente sempre sveglia, quindi quando dorme preferisco lasciarla dormire. Io e Leora facciamo colazione, io penso di farmi un latte caldo, qualcosa di caldo perché ho un pizzicore alla gola. Ieri sera ho fatto anche questi dolci. Ho fatto questa crostata piccolissima e questa torta. Ora ne ho fatta anche una minuscola per Leo per la colazione. L'altra parte la mangerò al mio compagno. La vuoi la torta? Vuoi la torta? La vuoi la torta? Sì? Insomma, ho fatto questi dolci per stasera. Perché abbiamo, c'è cioè mia suocera, mia sorella e mia mamma, cioè ordiniamo le pizze, niente di eclatante, festeggiamo il primo mese della piccola e ho fatto anche questi dolci, insomma siamo diversi, quindi ok. Peccato per questo mi si è spaccato, penso che ho sbagliato teglia, dovevo prenderne una più grande. Buon amore! È buona la torta? Sì. E ne ho approfittato che ieri c'era il mio compagno che oggi lavora tutto il giorno, anche se è sabato, insomma l'ho fatto ieri, così almeno teneva i pesci, più che altro quella peste lì. Allora, questo cappuccino sicuramente, no amore, c'è il caffè, farà una brutta fine. Ho avuto un mega capriccio. Avrei dovuto dire di no, lo ammetto. Non è sempre facile dire no a questi bimbetti pucciosi carini. Stavo bevendo il mio cappuccino, gli ho preso una pizzetta che voleva la mia tazza in mano. Volevi dare il cappuccino alla mamma? Come no? Notare le ceste dei panni sporchi dei bambini piccoli. Ho dovuto comprarne un'altra, guardate che bella, l'ho presa su Shein, che magari un indomani poi la lavo per benino, la disinfetto, ci può mettere magari i giochini e qui ci metterà i giochini Leo. L'avevo presa piccolina, all'epoca era solo uno e ora invece me ne serve un altro. Ecco qua, la puzzona si è svegliata, gli ho dato da mangiare, ora l'ho messo un attimo giù. Che vorrei provare prima andare col terremoto che l'ho messo a giocare. Ne ho acceso anche la Peppa, ma se la sta inculando di pezza. Però perlomeno con questi giochini che non sono giochi, ma roba a caso, lui perde tempo. Sono riuscita a dare una scienciata, proprio una passatina veloce, a spolverare. Ho fatto la camera, ho fatto il bagno, mi è rimasto da sistemare un po' la cucina e la camera dei bimbi. Ah, ovviamente in tutto ciò è sabato, quindi Samuele è la mattina a scuola perché lui non fa rientri pomeridiani. E oggi pomeriggio poi sarà con i nonni paterni, quindi tornerà poco prima di cena. Comunque lo fa vedere che la popolina soffre di dermatite, guardate, forse che non si vede bene. Comunque sì, si vede, ma di qua uno sfogo immenso. Per fortuna ho tutti i detergenti delicati. Amore. Auguri principessa della mamma, buon primo mese, che bella paciocchina che sei diventata. Mamma mia, questa brutta dermatite. Siamo riusciti a vestirci tutti, anche Leo.
amore, che fai? Tagli l'anguria, fai vedere? Tagliala. Ora la piccolina ha ancora fame. Ok, sono ancora le 10, ho messo parte dei giochi che mi aveva messo in mezzo. Qui c'è la piccola, fuori piove. Abbiamo fatto uno spuntino perché poi c'è da mangiare i vetrallini. E ora mi sono armata di questa mantovana, come si chiama? Di questa sacchetta, grembiulino, ecco. Mantovana. Starallino? Finiscilo, vai. Perché ha questa tuta che magari è un pochettino più carina, non sono quelle di Primark che ho pagato 2,80 euro. Quindi se mi si sciupano mi dispiace un po'. E ho trovato questi che non sono cartoncini, ma tanto a Samuele non servono. Li avevo comprati in prima elementare. E vorrei ricreare con degli stuzzicadenti una decorazione da mettere sulla torta per la Matilde. È già aperto, amore. Qua. Se un'altra mamma ti compra le tempere da usare con le mani. Qua ti segna, vai. Questo è il casino. E questa è la tortina. Bellina, dai. Cioè, molto casereccia. Ok, si è fatto mezzogiorno. Qui c'è Popolino che scorazza per casa. Gli ho messo un attimino due canzoncine su YouTube per vedere se riesco a fare il pranzo. E la Palpetta, che oggi è un mesino, dorme. Sì, amore. E ora si va a fare la pappa. Ho scongelato degli hamburger di tacchino. Solitamente a pranzo, tacchino o pollo? Sì, tacchino. Solitamente io a pranzo prediligo il primo e il secondo la sera. Cioè, come impostazione dei pasti è sempre questa, anche con i bambini. Dato che stasera ordineremo le pizze, quindi Leonardo poi ne va matto, quindi la mangerà anche lui. Quella torta non si tocca, stasera si apre, è anche amante delle torte. Facciamo degli hamburger così insomma mangiamo il secondo un po' di carne. Quindi ora mi metto su ai fornelli. Niente, io ho piegato tutti i pani della sciolatrice, sono venute molto bene le tutine della Maki, sono molto soddisfatta, anche morbidissime. Leonardo mi ha rubato tutte le bacinelle. Alla fine spacca qualcosa e si fa male. Questa è la fase critica dei bambini. E pensate che Samuele era ancora di più. Un terremoto, non so se mi sentite. Però, mentre lui giocava con queste bacinelle, sono riuscita a piegare tutti i panni e anche a rimetterli a posto. Infatti, si sono fatti con quei tricche ballacche l'una e mezza. Non so se prendere un caffè ora. O aspettare, volevo, perché inizio a essere stanco, perché come vedete c'ho il ciucciotto, e perché poi sono dalle 7:30, mamma mia. E non so se metterlo già a letto ora o aspettare le 2, magari mi faccio un caffè ora, un caffè dopo, non so. Però comunque qui c'è la patatina che dorme. Oddio, quanto è bella la mia amorina. Mi ha fatto sudare, ci siamo messi un po' a ballare io e Leo. Ora lo porto a Ninna. Ah, comunque volevo dire che le foto del mese le ho fatte ieri mattina perché eravamo sole io e la piccola e quindi mi tornava più, insomma, più comoda, era più tranquilla come cosa, perché poi comunque per fare gli scatti a un neonato non sembra, ma ci vuole un po' di tempo. Cioè, cliccate su Instagram e vi lascio qui il mio Instagram così se le volete andare a vedere. E niente, ora spengo la TV che l'avevo riaccesa giusto per fare qualche balletto a Leo. E ora lo porto a letto il terremoto. Oh, terremoto! Oh, come ti chiami? Leo, e quanti anni hai? Uno.
sentite quanti, quanti versi fa nel sonno. E, consiglio. Allora, praticamente il trio che diventa anche fratellare, cioè finché la Matilde è piccolina, quindi Navicella e Ovetto, va bene, solo che comunque è molto pesante e ingombrante, l'abbiamo già provato. Per l'inizio va bene, poi quando comunque non sono sola, anche perché poi spesso e volentieri quando usciamo tutti, a dir la verità, c'è sempre qualcuno, cioè, c'è sempre anche mio compagno ad esempio, quindi abbiamo optato per portare due passeggini, quindi quello leggero che stavo utilizzando con Leonardo e questo del trio per la piccola. Io comunque sto già pensando a una sistemazione futura, volevo prendere il passeggino, quello gemellare leggero, quell'ombrello classico. Costa sulle 300 euro, però non so effettivamente quanto mi possa essere utile, perché stavo pensando, ho due passeggini leggeri, uno che mi è stato regalato da un'amica che era di suo figlio, che sto usando con Leo, che è lo yo-yo, che mi piaceva, solo che mi ha detto guarda, non lo comprare, te lo do io, e ho un altro passeggino leggero di mia sorella, che era di mia nipote, intatto. Quello di Samuele ce l'ho fisso da mia suocera per fargli fare il riposino a Leonardo, e quindi insomma abbiamo questi due passeggini leggeri. Ecco, quando la Matilde potrà stare nel passeggino leggero e non sono sola, penso che comunque due passeggini divisi vanno bene, cioè io porto uno e il mio compagno porta un altro, o magari anche se sono con Samuele lo può spingere tranquillamente un passeggino, anzi si diverte anche proprio. Però ad esempio se sono, mi capita di essere sola o comunque con i bimbi, pensavo di acquistare questo passeggino, però ho detto, cioè ho pensato 300 euro solo, notare che mi sono sporcata tutta, solo per usarlo poche volte mi sembra un'esagerazione. Ho provato a vedere qualcosa di usato, però costano comunque tanto, tanto vale che se sto dietro alle offerte su Amazon lo prendo a poco, cioè a 200 euro lo prendo nuovo. Perché tempo fa l'inglesina fratellare, insomma gemellare, leggera, costava sui 200 super scontato. Ho visto però che esistono dei ganci universali per attaccare due passeggini leggeri. La mia domanda è, qualcuno di voi ce l'ha? Li ha usati? Perché questi ganci costano dai 20 ai 30 euro. Io quindi con 20-30 euro avrei risolto questo problema di quando sono in giro da sola con i bambini. Tanto ecco, l'inglesina, quella leggera che era di mia nipote, anche se a fronte strada, comunque quella è da 0 mesi in poi. Quindi con l'arrivo del caldo, ecco, la Matilde la posso mettere tranquillamente direttamente nel passeggino leggero, cosa che ho fatto anche con Samuele, ad esempio, all'epoca. E, cioè, posso attaccare due passeggini diversi insieme con quei ganci, o comunque qualcuno di voi ha usato questi ganci, che semmai vi metto la foto qua, e come vi siete trovati? È una ottima soluzione economica, perché comunque di passeggini leggeri non ne ho comprato neanche uno, però comunque riciclati ne ho diversi. E comunque, mal che vada, comprare un'inglesina, se magari va solo per il passeggino, due passeggini uguali, l'inglesina del modello che aveva mia sorella, che comunque è un modello vecchio, diciamo che con un centinaio d'euro me la dovrei cavare, cioè quindi comunque andrei a risparmiare usando i ganci con un passeggino uguale. Cioè, a me dell'estetica poi, anche se sono attaccati due passeggini diversi, non me ne frega una pippa, ragazzi, perché capite che non è che li userei frequentemente questi passeggini attaccati, però possono sempre tornare utili, come i ganci che ho preso per questo trio
che possono tornare utili se al momento che la Matilde è piccolina sono in giro con i bimbi. Non so se avete capito quello che vi sto chiedendo. Però insomma, questo è quanto. Un mese di noi, puzzola. Ci siamo messi qua perché Leonardo si era un po' svegliato, l'ho dondolato un pochettino. Abbiamo mangiato ora. La puzzona si è svegliata, Topolino dorme ancora. Mi sono messa un po' al collare, ma si è un po' allentato per via che soffre di cervicale. Quindi quando sento un po' di doloretti lo metto e sto meglio. Questa puzzona ha fatto un mega rigurgito e mi sa si è bagnata anche la tutina. Chi siamo? Comunque ora la cambio. Il fazzoletto ce l'ho di là in camera, però dato che potrebbe piangere la piccoletta, non voglio svegliare Leo. Vi faccio vedere questa sacca, diciamo, che uso anche da portare fuori, che mi appoggio qui quando Bobolino dorme per non svegliarlo, ecco. Dorme pesantemente, la notte non la sente neanche, però non voglio disturbarlo e quindi ho questa sacchetta con tutto il necessario. Questo è il prodottino che utilizzo per solitamente lavare i bimbi, però non è shampoo, e lo shampoo che ho fatto l'altro giorno era della Chicco e per me gli ha peggiorato quello, quindi ora andrò a fare anche, insomma, il lavaggetto con questo, ed è la Triderm Baby della Bioniche. Io solitamente lo trovo in farmacia, spesso fanno l'offerta, con 10 euro ti danno sia il prodotto da 500 ml, sì, che le salviettine della stessa marca, se non sbaglio, o 10 euro in offerta questo, non mi ricordo. Comunque, insomma, ve lo volevo segnalare. Amore, puzzolona, ti avete messo sempre prima, vero mamma? La mamma ci mette anche il gel rosa. Ovviamente l'ho fatto io, malissimo, perché con i bimbi non è facile farsi il gel alle mani. Però, a parte quest'unghietta, questa è venuta abbastanza bene. Dai, cambiamo. Eccolo qua, pensate quanto gli stava grande, perché ora gli sta bene questo completo, che ancora gli scappano le maniche. Cioè, ora glielo tirate su un pochettino, ma se no gli arrivano qui. E anche le calze gli stavano immense. Queste erano le calzamaglie di Samuele, hanno 9 anni. Se mi ricordo, vi metto qui la foto di lei con questo completino, e aveva anche poi il coprispalla dello stesso colore del fiocchettino, ma siamo in casa e quindi noi ne abbiamo bisogno. Amore, ma come si è bella, quanto adoro l'angolo del fasciatoio, prendermi, cambiare il pannolino, mettergli le cremine, insomma è una cosa che si può fare giustamente i primi mesi, poi addio. Eccolo qui, gli ho messo anche il fiocchettino, ma quanto è carino. Ora però gli metto il bavaglio così almeno fino a stasera forse non si sporca. Qui si è svegliato qualcuno e lei miagola, ora come scollare che è più di un'ora che ce l'ho, sarà anche due forse. Merenda preferita del momento di Leo, fai vedere cosa mangi? Questa qua, finita, devo andare al gala perché la coppina non le trovo. Comunque stavo pensando di mettere il tavolo per obliquo, perché almeno, cioè qui dovrei mettere un altro tavolo e allungare questo, quindi poi qui rimarrebbe forse un po' troppo poco spazio per passare, magari per accedere al bagno, ma non voglio neanche mettere il tavolo tutto per lungo perché lì mi rimane almeno lo spazio della parte del divano per far giocare i bimbi. Quindi ora dopo proverò a fare questa cosa appena arriva il mio compagno. È vero? Passerotta con questo fiocchino in testa, sei una fiocchettina.
facendo la cacca? Vieni che ti metto nella tua sediolina così sei un po' alzata. Sì? Che hai detto? Che ciuffi ciuffi? Buongiorno da me questa puzzona, salto temporale è il 4 di febbraio, di marzo. Perdonatemi, ma io con questi mesi faccio sempre casino, sono le 8:30. Io ho appena finito di fare il bagno, ho fatto partire una lavatrice e spolverato velocemente, dato il cencio di là, i bimbi grandi sono a scuola e io e la puzzona siamo qua nel letto. Tra poco ci cambiamo perché ha appena fatto la popò. Sembra una vecchina con questa pelatina. Stiamo iniziando a perdere i capelli. E niente, alla fine non ho più ripreso niente il giorno del suo complimese, perché poi quando si è in compagnia, si è in famiglia, si festeggia, ecco, il telefono non si usa, cioè proprio non mi viene proprio in mente di riprendere niente. È stata una bellissima serata, c'erano per appunto a scena i miei genitori, i miei suoceri, mia cognata, mia sorella, quindi insomma eravamo proprio family stretta. E si è per appunto dato delle pizze giganti con un po' di antipasto. Poi avevo fatto i dolci, un dolce l'ha fatto mia suocera, un dolce l'ha fatto mia mamma, quindi insomma eravamo carichi di cibo. E quindi poi insomma si è fatto tardi, ho messo i bimbi a letto e non vi ho salutato. Ieri, che era domenica, giornata della famiglia, ieri mattina Samuele si è portato, abbiamo supportato Samuele a catechismo, abbiamo fatto una passeggiata poi quindi con i bimbi. Io e la Matilde siamo andati poi a messa con Samu, a pranzo siamo andati da mia mamma e nel pomeriggio, amore, abbiamo portato i bimbi. Ciao amore pazzerotta. Abbiamo portato i bimbi al centro affari, che è qui, insomma, qui ad Arezzo, dove solitamente fanno ogni tanto degli eventi. Ad esempio ieri c'era una mostra sui dinosauri, è stata carina. Samuele soprattutto si è divertito tantissimo, c'erano questi dinosauri giganti, insomma una mostra, insomma c'era un bel percorso con questi dinosauri, spiegavano chi erano, insomma tutte le caratteristiche. Samuele poi, col fatto che li ha studiati anche a storia, insomma si è divertito parecchio a riconoscere i dinosauri. Poi c'erano tutti dei gonfiabili, sempre a tema dinosauri, che eh sì amore mio, che faccio risone che mi hai fatto. Eh sì, la mamma ti lama. Dei gonfiabili, sempre tema dinosauri. Delle giostrine cavalcabili, sempre tema dinosauri. Delle mega sabbiere, dove poter fare gli scavi archeologici. Poi hanno fatto uno spettacolo dei dinosauri. C'era anche una specie di stanzina dove hanno mostrato, diciamo, un documentario sui dinosauri. E poi c'era anche la realtà virtuale, tipo, non so, una cosa in 3D, come si chiama? Sì, la realtà virtuale, tipo. Ora non so com'è stata, però Davide e Samuele, che ho mandato loro due, perché poi Davide per queste cose è peggio dei bambini, quindi insomma sono andati loro due. E però hanno detto che insomma Samuele era carino e ha avuto anche paura a tratti, cioè me l'ha detto Davide, perché mi ha detto che in alcune clip c'erano alcuni bambini che urlavano e Samuele, mentre questi bambini urlavano, aveva praticamente spappolato la mano a Davide. Però insomma si sono divertiti tantissimo e poi c'è stato rilasciato un attestato con scritto piccoli archeologi con nome e cognome dei bimbi. E quindi insomma alla fine poi anche ieri siamo stati quindi tutto il giorno fuori, siamo tornati tardi, docette, bagnetto ai bimbi, cena, un po' di libri, un po' di giochi e poi insomma li ho messi a letto. E quindi insomma
È finita la giornata e anche ieri non ho concluso il vlog. Stamattina che siamo tranquilli io e l'Amati. E ecco, cioè concludiamo qui il vlog. Comunque ho messo, cioè per chi mi segue su Instagram avrà visto anche per appunto della giornata di ieri tramite le storie e le fotine. Oltretutto la penso anche, ho fatto anche, ieri mattina siamo passati da prenota, ho fatto un po' di shopping, però ecco, non mi dilungo perché insomma ho preso diverse cosine, magari faccio un TikTok e magari lo posso pubblicare anche, penso qui, in quei video brevi, ecco. Comunque, io ora mi dedico alla piccolina, facciamo il massaggino per le colichette, facciamo passare il singhiozzino. E quindi niente, grazie per aver condiviso con noi il primo mese della piccola Matilde. E noi vi salutiamo che ora ci mettiamo un vestitino, magari nuovo, ora non lo so. Vediamo come sbizzarrirci, vestirci tutte carine. Che poi oggi ci vengono a trovare degli zii. Ciao!